Infine, il più importantissimo. Io e mio marito siamo andati a Boston. Tirò sulla mano per mostrare la fede argentata. La bugia gli uscì con facilità sconvolgente. Dell alzò gli occhi di colpo, chiaramente sorpreso. Tutti nella stanza si voltarono verso Zane. Ah sì, fece lui sentendosi tutti gli sguardi addosso. Ha un debole per l'opera e le rose rosse. Zane rimase sorpreso di sentirlo parlare con l'accento inglese. Tai fece spallucce. È l'esercito che fa storie. Ai federali non importa nulla. L'importante è che svolga il mio lavoro, spiegò con un gesto della mano. Zane non riusciva a capire cosa ci fosse di diverso in lui, ma sembrava gentile, non effeminato, ma meno virile del solito. Non sapeva proprio come descrivere l'effetto se non come meno maschio dominante. Poi Tai scrollò le spalle e di colpo Zane si accorse cosa stava facendo. Stava imitando il suo interlocutore. Ecco cosa stava cercando di fare. Non voleva interrogare Del Porter, voleva studiarlo. Della annuì. Da quanto tempo state insieme? Chiese timidamente. Quanto basta, rispose Tai con un sorriso. Dava solo risposte generiche, bugie innocenti che non gli avrebbero pesato sulla coscienza. Zane lo capiva. Delia gli rivolse un sorriso e annuì. Dopodiché tornò a guardarsi le mani. Tai rimase in silenzio a fissarlo. Dalla sua posizione privilegiata dietro il vetro, Zane sapeva quello che stava guardando. L'uomo aveva dei lividi sui polsi e sugli avambracci. È violento con lei? Chiese Tai all'improvviso. Del sollevò uno sguardo vagamente provocatorio e scosse la testa, prima di mostrargli apertamente i segni. Mi piace andarci giù pesante, rispose con un sorriso. Tai ridacchiò e annuì. Chiaro, rispose neutro. Continuava a esaminare Del Porter, che a sua volta lo fissava in attesa e quasi incuriosito. Sembrava che volesse dire, ma non osasse. Zane scosse la testa, non distolse lo sguardo. I cricetti nel cervello di Tai devono essersi stancati, osservò Perrymore. Di colpo, infatti, l'agente annuì e si disse soddisfatto. La ringrazio per la collaborazione, signor Porter. Distese le gambe, si alzò e fece per uscire. Del lo guardò sorpreso. Tutto qui? Chiese confuso. Se ne va. Tai si fermò alla porta e si voltò verso l'uomo con la mano sulla maniglia. Mi scusi, le serve altro? Chiese sinceramente sorpreso. Ma non mi ha fatto nessuna domanda. Tai rise, scosse la testa. Non è mica il mio lavoro. Fece un gesto con la mano, uscì dalla stanza degli interrogatori e si richiuse la porta alle spalle. Ti spiace se uso la doccia? Fece Tai, la voce smorzata. Non devi chiederlo, mormorò Zane, senza staccargli gli occhi dalla schiena. L'altro si alzò, si stiracchiò e gemette prima di lanciargli un'occhiata e un mezzo sorriso. Ti sei scatenato, eh? Disse avvicinandosi alla porta. Ti basta così poco? Poi aggiunse poi, il tono compiaciuto mentre spariva nel corridoio. Zane sbuffò e si lasciò cadere sul materasso e sorrise al soffitto. Tai Grady era un bastardo egocentrico di prima categoria, eppure in qualche modo riusciva a eccitarlo come nessuno mai. Rifletté per un attimo su quella cosa, strofinandosi distrattamente l'anello finché non sentì scorrere l'acqua della doccia. Con un grugnito si rialzò dal letto. Quel bastardo egocentrico era nudo e bagnato, non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione senza approfittarne. Beh, è decisamente meglio della cuccetta dove ho dormito l'ultima volta, disse con un mezzo ghigno, voltandosi per guardarlo in faccia. Zane ridacchiò. Cos'è? Una nave militare? Quella coi letti a castello? Scherzò. E non avevamo manco uno a testa, rispose. Dormivamo a turni. Fece un gesto per indicare la suite, il legno, ebano i tappeti persiani. Poi si avvicinò a Zane, gli occhi che brillavano. E ora che finalmente una cabina come si deve, devo comunque condividere il letto. Una merda di letto rotondo. Se non ti va, quel divano è bello lungo, dovresti starci, lo provocò Zane girandosi con una mano sul fianco. Tai
dettagli era così strano con quei capelli biondi, ma ormai lui non ci faceva più caso. Si concentrava sul modo in cui si muoveva, sul colore degli occhi, sul timbro della voce e su come tutto quello continuasse a fargli schizzare il cuore in gola. Tai rise. Se decidessi davvero di dormire sul divano, ti metteresti a piangere come un bambino. Si voltò e si diresse verso la luce che filtrava dal balcone. Diciamo che metterei su il broncio, biascicò Zane, seguendolo attraverso la cabina. La suite era grande quasi quanto quell'appartamento. Quasi quanto il suo appartamento, scosse la testa di fronte allo sperpero. Per quanto fosse divertente avere una delle cabine più ampie della nave, era comunque ridicolo buttare via tanti soldi solo per un posto in cui dormire, ma del resto non erano soldi suoi. Il broncio è bandito dopo i 4 anni d'età, dichiarò Tai distratto. Aprì la porta di vetro che conduceva al balcone privato, lasciando entrare un soffio d'aria gelida proveniente dall'oceano. Era pieno inverno sulla costa orientale, faceva freddo, ma Tai ispirò a fondo, la testa piegata all'indietro e un sorriso dipinto sulle labbra. Zane si appoggiò allo stipite e rimase a guardare. Il mare scuro era bellissimo nell'aria di dicembre, ma era Tai ad attirare la sua attenzione. Di solito, quando era all'aperto e stressato, Zane veniva colto dal desiderio irrefrenabile di fumare una sigaretta, ma non quella volta. Tai riusciva a distrarlo, nei pensieri, nelle parole e nelle azioni, nel bene e nel male. Era merito suo se qualche settimana prima Zane era riuscito, per l'ennesima volta, a smettere di fumare. Sospirò in silenzio, nel bene e nel male. Trovarsi di nuovo sposato lo stava rendendo sdolcinato. Zane vide che aveva la pelle d'oca, fece 2 passi e gli si portò davanti, i loro petti che si sfioravano. Non hai freddo con questo vento? Gli accarezzò le braccia con le mani. Cos'è? Un tentativo di rimorchiarmi? Lo rimproverò Tai. Credo sia la peggiore frase effetto che abbia mai sentito in vita mia. Gli infilò un dito nel passante della cintura. Sei fortunato a essere carino, non avresti mai concluso un tubo altrimenti. Carino, gli fece eco Zane sorpreso. Tai si limitò a ridere, il sorriso ampio che gli sottolineava le rughe attorno alle labbra e agli angoli degli occhi. Rughe che Zane vedeva troppo raramente. Scosse la testa e proseguì. Nessuno mi ha mai chiamato carino, ora che ci penso. Non ricordo di aver mai dovuto usare frasi particolari per rimorchiare. Perché sei carino, dichiarò Tai, con uno sbuffo che gli solleticò la guancia. Zane chinò la testa e ridacchiò. Si sentiva troppo stupido a pensare a se stesso in quei termini, col naso storto, dopo chissà quante rotture, le rughe intorno agli occhi e tutte le cicatrici che si ritrovava. Tai si voltò e gli diede un bacio sulla guancia, poi gli mise le mani sul petto e lo spinse via. Tai sorrise e gli si avvicinò finché non furono di fronte. Gli appoggiò un dito sulla spalla, glielo fece scivolare fino al collo per stuzzicarlo e poi gli diede un casto bacio. Voglio fare un pisolino, annunciò, la voce nuovamente normale, e poi mangiare. Facile, buttiamo giù questa merda dai letti e il pisolino è servito. Per quanto riguarda il cibo, ci sono 6 ristoranti sulla nave, di cui 2 di lusso, spiegò Zane, cingendogli i fianchi, oltre ai vari bar, locali, buffet, self-service e ovviamente servizio in camera. Servizio in camera, così possiamo ripassare tutto. Ma prima, buttiamo giù questa merda dai letti, ghignò Tai, facendogli il verso, prima di raddrizzarsi e spingerlo giù dal letto. Ehi, protestò Zane, ma rise mentre cadeva con un lieve tonfo sulla moquette. Tirò su le ginocchia e si appoggiò agli avambracci, sollevando il viso per guardare il partner. Mi sento così amato. Cos'è? Faccio parte di quella merda? Tai annuì compiaciuto, poi col braccio buttò tutto il resto per terra, mandandolo a cadere sul pavimento accanto a Zane. Infine si arrampicò sul letto rotondo e Zane lo sentì sprofondarci dentro. Sbuffò, si inginocchiò e si arrampicò a sua volta, prima sul materasso e poi direttamente su Tai. Ringrazia che sei carino. Ringrazio, concordò quello con un sorriso arrogante, stiracchiandosi sulla schiena come un gatto. Quanto bene conosceva il proprio partner, il partner di cui era quasi certo di essere innamorato. Aveva iniziato a porsi la domanda quando Zane gli aveva confessato di essere di famiglia ricca. Tai non l'aveva mai sospettato e non era mai neanche stato curioso sulla famiglia dell'altro o sul perché non ne parlasse mai. Poteva veramente definirsi innamorato di una persona a cui non osava porre domande personali?
Zane sfogliò la cartellina ed estrasse la guida completa a tutte le attività. Tyler aveva già dato una scorsa veloce, ma l'aveva lasciata perdere per concentrarsi invece su quelle già programmate. La guida conteneva le descrizioni di tutti gli eventi, la durata, il grado di difficoltà e i prezzi. Zane sfogliò qualche pagina prima di fermarsi a leggere. Dice che ci sono vari livelli, da principiante a esperto, quindi non dovrei avere problemi, no? Arricciò il naso. Immersioni, ripeté pensieroso. Tai si appoggiò allo schienale, una bottiglia d'acqua in mano e rimase a studiarlo distrattamente. Ci aveva messo un po', ma era finalmente giunto al punto in cui non si vergognava più di farsi cogliere in flagrante mentre lo fissava. Preferiva comunque farlo di nascosto, ma solo perché era più divertente. Zane era uno spettacolo quando non sapeva di essere osservato come adesso. Stava passando in rassegna tutte le attività della guida completamente immerso nella lettura. Borbottava tra sé e sé, di tanto in tanto aggrottava la fronte, le dita lunghe che stringevano una penna sottile con cui prendeva appunti, sopracciglia corrucciate, occhi neri concentrati. Tai aveva voglia di saltargli addosso. Sorrise e beve un lungo sorso d'acqua per trattenersi, poi inclinò la testa di lato e lo osservò bloccarsi e accigliarsi profondamente. Ora aveva ancora più voglia di saltargli addosso, ma invece si limitò a chiedergli che cosa c'è. Tai. Si chinò col sorriso sulle labbra e gli diede un bacio. Sentì Zane rilassarsi sotto il suo tocco, le labbra che si aprivano sotto le sue. Prolungò il bacio, approfittando della libertà e del relax finché duravano. Quando alla fine si staccò, strofinò il naso contro la guancia di Zane e mormorò con un ghigno: ti basta così poco. Zane girò la testa in cerca delle labbra e spostò le mani dalla sedia a lui. Potrei fingere altrimenti, ma sembra che ti piaccia vedermi in questo stato, disse fra un bacio e l'altro. Vero, ammise Tai, trascinando le labbra sulle sue per un ultimo bacio prima di risollevarsi. Zane guardò il letto, la fronte aggrottata. Chissà com'è l'insonorizzazione, borbottò. Da quando siamo qui non ho sentito nessuna voce, rispose Tai, e ci aveva prestato attenzione proprio per quello. Sorrise lentamente, però credo che ci convenga gridare un po' la notte. Per copertura, ovviamente, aggiunse la voce che traboccava di sincerità. Spero che tu abbia portato lo sciroppo per la tosse, allora, biascicò Zane, perché presto sarai senza voce. Tai gli fece l'occhiolino, il sorriso sul suo volto ancora più sfrontato. Zane allungò la mano, l'espressione vogliosa ancora sul suo viso. Gliela mise dietro il collo per attirarla a sé e lo baciò con passione. Appena si sentì afferrare, Tai agitò le braccia e dovette contorcersi un po' per incontrare le labbra dell'altro, ma subito si rilassò nel bacio, abbandonandosi alla sensazione aliena. Era una cosa completamente nuova per lui baciare un uomo in pubblico. Non l'aveva mai fatto, ma gli piaceva un sacco. Sollevò una mano per infilare le dita nei capelli bagnati di Zane. Gemette e lasciò che il proprio corpo reagisse senza staccarsi e senza cercare di contrastarlo. Quell'incarico era una passeggiata e ne avrebbero avuto ancora per 2 settimane, tanto valeva godersele. Quando Zane si staccò da lui, sembravano passati secoli, anche se non potevano essere più di 8 o 10 secondi. Andiamo, disse l'altro con voce roca, per oggi pomeriggio ho preso abbastanza sole e sono sicuro che anche tu sia stufo di guardarti intorno. Tai sorrise e si voltò verso la piscina. Preferirei restare un altro po', disse la voce bassa. Gli fece scivolare la mano lungo l'interno coscia, il gesto coperto dai loro corpi. Si sentì scuotere da una risatina bassa e Tai si chinò per rubargli un bacio, stavolta prima di cingerlo col braccio e posargli una mano sulla pancia. Si era messo in modo da fungere da schienale, con Tai sdraiato contro di lui. Come vuoi, mi ripagherai dopo, lo stuzzicò. Oh, lo so bene, rispose Tai. Le dita che trovavano quello che stava cercando, sorrise come un bimbo che sta per compiere una marachella e fece scorrere la mano sul gonfiore dentro il costume di Zane. Non vedo l'ora di farmi mettere a 90 sulla ringhiera del balcone, mormorò, la voce bassa ma decisa. La reazione di Zane non ebbe niente a che vedere con la sicurezza e l'arroganza di Corbin. L'uomo strinse le mani e espirò a denti stretti mentre il suo uccello pulsava contro le dita di Tai. Quando tornò a parlare, Zane aveva una voce spessa e rasposa. Tutto quello che vuoi, bambola. Tai sorrise trionfante.
Continuò a muovere le dita per stuzzicarlo, al sicuro, dietro la propria schiena. Appoggiò di nuovo la testa sul petto di Zane e le sopracciglia aggrottate mentre toccava il suo compagno, in pubblico ma perfettamente nascosto. Zane gli infilò le dita nei capelli e Tai parve sentirle tremare. Dopo una carezza più decisa delle altre, l'altro lo strattonò gentilmente. «Stai giocando col fuoco». Tai sorrise e si guardò di nuovo intorno. In realtà stava facendo attenzione. Nessuno intorno a loro sembrava essersi accorto di niente. Appoggiò l'altro braccio alla coscia di Zane, accarezzandogli al tempo stesso la pelle. Capiva perché a certa gente piacesse quel tipo di seduzione passiva. La parte divertente era la reazione di Zane. Quanto in là poteva spingersi prima di fargli perdere il controllo? «Pensi di punirmi?» domandò col tono innocente a cui riuscì a fare appello. L'accento lo aiutava. «Oh, credo che mi verrà in mente una punizione adeguata», rispose Zane, la voce scura e sempre più simile a un ringhio. «Spero preveda che mi metta a quattro zampe o rimarrò profondamente deluso», biascicò Tai, accompagnando le parole con una strizzatina della mano. «Non so perché, ma credo sia stato il mio charme a conquistarti», disse Zane ironico. Tai non riuscì a trattenere una risata. Lo guardò e gli sorrise affettuoso. Le battute sfigate e quei rari, maldestrissimi tentativi di seduzione facevano parte del suo fascino. Un fascino del tipo: è imbranato, fa battute di pessimo gusto, ma grazie a Dio è carino. Devo dire che concordo. Zane fece finta di barcollare e si portò una mano al cuore come colpito a morte. «Consolati, mi hai conquistato col sesso strepitoso», mormorò Tai per rabbonirlo. «Quanto strepitoso!» lo blandì Zane. «Non sfidare la sorte!» «Per me è la prima volta», gli gridò Tai all'orecchio. «Non ho mai ballato con un uomo, almeno non di proposito!» Si avvicinò schiacciandosi contro di lui mentre ballavano. Intorno a loro gente si dimenava al ritmo di musica, sconosciuti che gli urtavano e li sfioravano continuamente. Ma gli occhi di Tai rimasero su Zane, solo su Zane. Il pessimista dice: «Non può andare peggio di così», e l'ottimista risponde: «Oh sì, invece!» I passeggeri ridacchiarono nervosamente, incerti se ridere o meno. Tai lasciò andare una mano per attaccare una presa più lontana, ma la mancò e per un attimo rimase a ciondolare nel vuoto, prima di tornare alla posizione iniziale. «Scherza, lui scherza», sussurrò Zane, decidendo seduta stante che appena Tai avrebbe rimesso i piedi a terra gli avrebbe tirato un bel ceffone, dopo averlo coperto di baci. «Ehi, stella solitaria!» gridò di nuovo Tai. Zay sbuffò e si allontanò con una mano sul viso. «Che c'è?» gridò in risposta. «Tre alpinisti stanno tentando una scalata. All'improvviso uno di loro perde la presa, finisce in un crepaccio e scivola giù. Gli altri ovviamente cercano di soccorrerlo. Uno lancia una corda nel crepaccio e grida: "Dai, prendila con le mani!" E il caduto: "Non posso, ho le dita rotte!" Il lanciatore allora cambia tattica: "Dai, prendila con le gambe!" E il caduto: "Non posso, sono rotte anche quelle!" Il lanciatore: "Allora prendila con i denti", e il caduto: "Va bene". Cominciano a trascinarlo su e dopo qualche minuto gli chiedono come va, e il caduto: "Bene". Seguì un altro giro di applausi e risatine nervose. Da quando si era sparsa la voce di un possibile morto per smembramento, la folla si era notevolmente ingigantita. Zane rimase a fissare il partner senza parole, poi gridò: "Da quanto te la tenevi da parte?" Sapeva di avere la voce quasi stridula, ma non gliene importava. Era arrabbiato, scosso e stava morendo di paura. Accidenti! E a Tai non veniva in mente niente di meglio che raccontare barzellette. «Ci voleva l'occasione giusta», rispose Tai con una mezza risata. Vabbè. «Dolcezza», sussurrò. Ora che tutto era finito, si sentiva di nuovo invadere dal panico. Tai alzò gli occhi sorpreso e Zane vide che, nonostante le barzellette, il suo intero corpo tremava ed era coperto da un velo di sudore. Zane lo prese fra le braccia e lo strinse forte, lasciando che la paura lo invadesse e poi si dissipasse. Tai ricambiò con forza l'abbraccio, torcendosi per cingergli il collo ancora in ginocchio. «Come stai?» chiese scosso.
Bene, sussurrò contro il suo collo e la voce appena udibile. Cominciò a tremare in silenzio, il corpo scosso dalla risata nervosa. Zane sbuffò e lo abbracciò ancora di più, ma non lo trovava affatto divertente. Per un lungo minuto non poté far altro che stringerlo, poi finalmente riuscì a lasciarlo andare e si scostò quanto bastava per trafficare con la cinghia dell'elmetto e levarglielo. Lo buttò per terra, così da poterlo baciare con gentilezza, e tornò a stringerlo. Era difficile contenersi e non voleva dare spettacolo, ma... Dio dolcezza, disse con voce spezzata. Va tutto bene, mormorò l'altro toccandogli il viso. Tai si alzò lentamente, scrutandolo come se lo vedesse per la prima volta. Sei sempre così quando bevi, chiese sdegnato. Così come? Che non te ne frega un cazzo di niente, gli spiegò l'altro con tristezza. Apro parentesi, in questo pezzo Tai gli fa il culo in maniera epica e spettacolare. Severa, ma giusta. Chiudo parentesi. Lo spinse fino al bordo della piscina, ringhiandogli nell'orecchio. Col cazzo che mi faccia ammazzare perché tu sei troppo ubriaco per aiutarmi. E con quello gli agganciò il piede alla caviglia e lo spintonò dentro. Nonostante l'avvertimento, Zeni riuscì a malapena a prendere fiato prima di finire in acqua con uno splash assordante. Era la parte più bassa della piscina, quella con mezzo metro d'acqua, così sbatté dolorosamente sul fondo col fianco e con la spalla. Scioccato, buttò fuori quel poco d'aria che aveva nei polmoni prima di risalire e cercare Tai. Non ci mise molto ad accorgersi che era entrato insieme a lui. Riuscì appena a riprendere fiato. Tai gli prese la testa e gliela spinse di nuovo sott'acqua, non prima di avergli tirato un calcio alle gambe per fargli perdere l'equilibrio. Zane cercò di liberarsi dalla sua stretta aprendogli le dita, ma Tai gliele piantò nei capelli e lo strattonò, e lui non poté fare più di tanto. Provò a colpirgli il torso, ma l'acqua lo rallentava troppo e non sortì alcun effetto. Nonostante i suoi tentativi di sollevarsi dal fondo con le ginocchia, Tai lo tenne sott'acqua finché i polmoni di Zane non furono in fiamme, al che lo tirò di nuovo fuori di colpo, mentre lui sputacchiava cercando di respirare e parlare al tempo stesso. Gli si avvicinò al viso, strattonandogli la testa indietro e portando i loro nasi quasi in contatto. Adesso ce l'ha il tempo per me, Zane, chiese a denti stretti, imitando il tono di Zane che Zane aveva usato per cacciarlo dalla sala da gioco. Prima che avesse modo di rispondere, Tai lo ficcò di nuovo sott'acqua, stavolta trattenendolo appena qualche secondo prima di tirarlo su. Zane tossì e boccheggiò, disperato, una mano stretta sull'avambraccio di Tai. Le palpebre che sbattevano, gli occhi irritati dall'acqua salata, la combinazione lo destò dallo stato mentale indotto dall'alcol e gli fece perdere il distacco a cui si era disperatamente aggrappato. Basta, ansimò fra un colpo di tosse e l'altro. Aspetta! Tai scosse la testa e gliela ricacciò sott'acqua. Mezzo secondo e lo tirò su, prendendo il mento con una mano senza lasciargli andare i capelli. Zane quasi si strozzò, stordito dalla mancanza di ossigeno, dal continuo sali e scendi e dalla sbornia che scemava. Sentì la serata cadergli addosso come un piombo. Scusa, gridò impanicato e roco. Mi dispiace. Tai aveva il fiatone a forza di strattonarlo e il suo alito caldo gli accarezzava il viso freddo e bagnato nell'aria gelida. Gli districò la mano dai capelli e gliela mise sul collo, per tenergli la testa fuori dall'acqua. Con l'altra gli lasciò il mento e lo strinse al fianco per aiutarlo a rimettersi in piedi, trattenendolo fuori dall'acqua e appoggiando la fronte alla sua. Per un po' Zane non poté fare altro che aggrapparsi debolmente alle sue braccia, nonostante l'acqua tiepida e il calore dei corpi vicini. Stavano entrambi tremando. Accidenti a te, Zane, ansimò infine Tai, l'acqua smossa che sbatteva contro il petto. Zane tossì e si strozzò di nuovo nel tentativo di prendere fiato, i respiri sempre più tesi, mentre il panico finalmente lo invadeva e le mani cominciavano a tremargli. Le gambe non cooperavano, non poté far altro che annuire. Tai si tirò su, l'acqua che gli colava dalle braccia, e lo trascinò con sé. Andiamo. Per un secondo Zane rimase con gli occhi chiusi, poi si trascinò lentamente in bagno e chiuse la porta alle spalle, aprì la doccia, regolò l'acqua calda, entrò e si accasciò contro il muro. Gli occhi gli bruciavano per l'acqua salata della piscina. Fra quello e il getto della doccia era facile giustificare le lacrime che gli colavano sulle guance. Tai continuò a fissarlo. Lo sai che dovrai bere ancora, vero? Chiese piano.
Il pensiero gli fece così male che il dolore dovette trasparire sul suo volto. Zane sentiva ancora sulla lingua il sapore del liquore e la gola e la pancia gli bruciavano al solo ricordo. Annuì rapido. Avrebbe reso tutto più facile da gestire, più chiaro da vedere, più facile da inghiottire. Lo avrebbe calmato e gli avrebbe disteso i nervi, e a ogni sorso sarebbe stato un passo verso la rovina. Sapeva già quando si fosse ritrovato faccia a faccia con quella bottiglia che ne sarebbe uscito sconfitto. «E ti va bene così?» sbottottai frustrato. Si alzò di colpo con una ciabatta in mano, la sollevò sventolandola, ma poi la lanciò contro il muro. «Perché sono l'unico a preoccuparsi, cazzo?» gridò avvicinandoglisi. «Anch'io mi preoccupo, ma non posso farci niente», rispose lui. «Stronzate!» esplose Tai, girando la testa, come se avesse appena staccato un morso da qualcosa. «Puoi ascoltarmi per una volta!» gridò Zane. Tai si fermò di colpo, lo fissò per un attimo, poi ispirò a fondo e annuì. Chinò lo sguardo e gli diede un calcio col piede per liberarsi dell'altra pantofola, imprecando sottovoce. Tornò a guardarlo e annuì di nuovo. «Ti ascolto!» disse, sembrava serio e sincero. Zane si prese un paio di istanti per riordinare le idee, perché sapeva che non avrebbe ottenuto una seconda occasione per spiegarsi. Quando finalmente parlò, fu nel modo più onesto e sincero possibile. «Tu vuoi che beva e che mi trattenga, vuoi che riesca a resistere e che smetta quando diventa pericoloso, ma il punto è che un bicchiere è già troppo. Non ce la faccio a trattenermi, vorrei tantissimo, ma non ci riesco». Si fermò per un attimo e lo fissò sperando che capisse. «Devi credermi, anche se non lo capisci», lo supplicò. Tai lo guardò in silenzio, gli occhi che si muovevano rapidi sul suo viso, come quella pelle. Con quella pelle non sembrava nemmeno lui, ma non potevano cambiargli lo sguardo. Fece un altro passo verso il letto e si inginocchiò prendendo la mano nella sua e guardandolo negli occhi. «È vero, non capisco», ammise l'espressione sincera. «Non capisco l'effetto che ti fa, ma tu sei la persona più testarda che io abbia mai conosciuto», proseguì, una punta di frustrazione nella voce. «Sei più forte di quello che credi». A Zane si mozzò il respiro in gola. Non aveva idea che Tai pensasse tutte quelle cose di lui. Lo faceva sentire alto 10 metri e al tempo stesso minuscolo. La verità vera era che Zane era e sarebbe sempre stato un alcolista ed ex tossicodipendente, costretto a vivere costantemente sul filo del rasoio per rimanere sobrio e continuare a svolgere il proprio lavoro. Strinse la mano di Tai. «Vorrei essere come tu credi che sia», sussurrò. «Vorrei essere come tu hai bisogno che sia». Tai abbassò lo sguardo sulla mano e sospirò pesantemente. Sembrava indeciso su cosa dire o fare, e vederlo indeciso era una novità, anche se non del tutto piacevole. Alla fine si sforzò di deglutire e rialzò lo sguardo. Zane, disse la voce roca. Si fermò e abbassò di nuovo lo sguardo per un attimo, prima di riportarlo su di lui con determinazione. «Sei tutto quello che ho bisogno che tu sia», sussurrò. Buono, ma fantastico. Secondo me è uno dei pezzi più belli della loro relazione. Tai inclinò la testa, si girò e gli diede una mezza spinta al petto. «Non pensare di farla franca così, dobbiamo lavorare». Zane sorrise e lo strinse tra le braccia. «Un bacio», provò a trattare. Voleva che Tai la piantasse di preoccuparsi di cosa gli altri pensavano di lui e si concentrasse invece su cosa Zane pensava di lui. L'altro scosse la testa, ma gli strinse le braccia intorno alla vita e si lasciò attirare con un sorriso. «Un bel bacio, voglio sperare». «Oh, una sfida!» Zane era pronto. Sollevò una mano, afferrò la nuca di Tai e al tempo stesso gli prese la bocca come un torrente in piena, martellandolo in un bacio quasi doloroso. Senza fermarsi, continuò a esprimere tutta la possessività e la disperazione che provava. Poi rallentò per godersi il bacio, come non faceva da tempo, e con movimenti più languidi e gentili della lingua invitò Tai a giocare con lui. Ogni risposta dell'altro lo eccitava di più, ma dal momento che avrebbe ottenuto un solo bacio, doveva farlo durare. Si staccò appena, tracciandogli le labbra con la lingua e succhiandogli quello inferiore, leggermente gonfio. Poi finalmente si arrese e lo lasciò andare.
A quel punto Tai gemette e gli prese il viso fra le mani per impedirgli di allontanarsi. Accidenti a te, mormorò sconfitto prima di attirarla a sé per un altro bacio. Insomma, Zen aveva vinto la sfida. Tai si alzò e gli si avvicinò cingendogli la vita e a tirarlo a sé. Lo so che è difficile, sussurrò, ma la prossima volta che sei tentato di ordinare un secondo bicchiere, ricordati che quando torni a casa ti prendo a calci nel culo, sottolineò la minaccia con un bacio violento. Zeni si arrese alle labbra di Tai e alle parole che si insinuavano nei recessi della sua mente. Aveva sempre saputo che Tai poteva fargli fare qualsiasi cosa, in qualsiasi posto e in qualsiasi momento, ma adesso, per la prima volta dopo tanto tempo, credette di avere qualcuno che teneva davvero a lui. Va bene, mormorò lui. Cercò qualcosa per distrarre l'altro dalla tensione. Che ne dici di una domanda inaspettata? Qual è il tuo dolce preferito? Tai voltò la testa e strofinò la guancia contro le sue labbra. Zane lo sentì rilassarsi. Non mi piace il cioccolato, rispose dopo un istante di riflessione, ma adoro la turtle pie. Sai che cos'è? Gelato con caramello e noci pecan, rispose Zane, ma ricoperto di cioccolato. Tai sorrise appena. Sono una contraddizione vivente, eh? Zane mugolò, stringendolo più forte per qualche secondo. Da sempre e per sempre, confermò. Quando Tai era su di giri, eccitato e scocciato al tempo stesso, il sesso poteva essere un'esperienza straordinaria, come farsi sbatacchiare da un leone, ma senza la rogna di doversi poi far mettere i punti. Zeni gemette, divaricò le gambe, sollevando un ginocchio e inarcando la schiena sotto le sue labbra. Tai si spostò con gioia per permettergli di appoggiare la coscia contro di lui. Poi gli afferrò l'altra gamba e la sollevò finché non le ebbe entrambe appoggiate sulle proprie scapole. Si chinò per baciargli l'interno coscia, le mani strette intorno ai suoi fianchi. Zane sentì la tensione aumentare al ritmo dei suoi respiri affannosi e si costrinse a tenere gli occhi aperti di fronte a quello spettacolo erotico. Tai stava mettendo a dura prova il suo autocontrollo. Proprio in quel momento l'altro alzò gli occhi per guardarlo, le pupille che brillavano di malizia. Dopodiché abbassò di nuovo la testa e gli prese in bocca l'uccello. Zane imprecò sottovoce e tremò con violenza, la bocca calda e umida di Tai che lo circondava. L'aveva già fatto una volta, qualche settimana prima. Gli si era inginocchiato di fronte e lui non aveva nemmeno potuto vederlo perché era buio su quelle maledette montagne. Aveva provato a immaginarlo però, ma adesso, Cristo, adesso non doveva più immaginare. Tai lanciò un altro grido, concentrandosi sotto il suo peso, e attaccò a pregare, imprecare, in modo incoerente. Cercò qualcosa a cui attaccarsi oltre alle lenzuola. Sembrava non sapesse più cosa fare di se stesso, col piacere che provava mentre Zane glielo sbatteva dentro. Fu allora che Zane si rese conto di non averlo mai visto prima. Aveva sempre preso Tai da dietro, in ginocchio, piegato a 90 su un tavolo o contro un muro della camera da letto. Non si era mai trovato fra sé, così fra le sue gambe, il corpo dell'altro inchiodato al letto. Non l'aveva mai sentito irrigidirsi contro di sé, non l'aveva mai visto perdere il controllo. Zane, disse infine Tai, la voce bassa, non si era mosso, ma aveva aperto gli occhi e ora li teneva puntati sul soffitto. Zane mugolò piano in segno di assenso. Per un secondo Tai rimase a riflettere e infine chiese: c'è qualche motivo per cui dobbiamo continuare a usare i preservativi? No, rispose la voce più bassa e tranquilla di quanto si aspettasse. Non c'è nessun motivo. Sollevò le dita e gli prese la guancia nel palmo, passando in rassegna tutte le possibili risposte, scartando quelle troppo intime o troppo scherzose. Me lo chiedi perché? Tai inclinò impercettibilmente la testa, senza staccargli gli occhi di dosso, mentre ponderava la domanda. Perché è molto tempo che non faccio sesso con altri e non credo che mi succederà tanto presto, rispose schietto. Non c'era motivo di scherzare, non quando Tai era così sfacciatamente onesto. Bene, sussurrò Zane, il pollice che gli sfiorava il labbro inferiore. Anch'io. Anche per me è lo stesso, da un po' di tempo, ammise esitante. Il sorriso strafottente di Tai si fece più ampio. Lo so. Tai tra le braccia. Sei in debito con me. In debito, ripeté Tai, la voce incerta e il battito che accelerava. Per il modo in cui ti desidero, sussurrò Zane. Mi terrorizza.
Lo so, mormorò Tai, cingendogli e strusciandosi contro il suo collo, girandosi e strisciandosi contro il suo collo. Zane gli prese il viso fra le mani tremanti e lo coprì di baci gentili. Non sapeva dove avesse trovato il coraggio di dire quelle parole, ma ne era valsa la pena. Tai lo abbracciò e lo attirò a sé. Tai trasalì, mugolò e spinse lentamente i fianchi contro di lui. Così, sì, supplicò Zane. Tai gli fece scorrere le dita lungo la schiena, le dita che tracciavano i contorni del tatuaggio. Resta immobile, ordinò a bassa voce prima di spostarsi verso il comodino. Zane obbedì, o almeno ci provò, ma trattenne Tai per un braccio. Prendi solo il lubrificante, disse, la voce roca. Ne avevano già parlato, più o meno. Facevano entrambi gli esami medici con una tale regolarità che la salute non era nemmeno lontanamente in dubbio. Voleva sentire Tai dentro di sé senza nulla a dividerli. Tai gli rivolse uno sguardo, serio, sicuro? Zane annuì, gli occhi puntati nei suoi. Solo te. Tai gli si avvicinò e gli fece scivolare un ginocchio tra le gambe, abbracciandolo e strofinandosi contro la sua guancia prima di baciarlo. Stai bene? Chiese di nuovo dolcemente. Zane gli cinse la vita per trattenerlo. Sì, sussurrò. E tu? Forse, vediamo domani mattina, aggiunse con un sorrisetto. Zane però rimase serio, la voce quasi solenne. Pensi che te ne pentirai domani mattina? Tai lo baciò languidamente, infilandogli la mano pulita fra i capelli e ispirando a fondo col naso, così da poter continuare a baciarlo più a lungo, con più forza. No, lo rassicurò dopo essersi staccato. Zane si concentrò su di lui e il suo sguardo si fece più intenso e affamato. Tai adorava quello sguardo. Potresti convincermi. Tai si morse un labbro e sollevò appena il mento, muovendo le spalle a mo' di invito. Sapevano entrambi che non doveva nemmeno aprire bocca per convincerlo. E Zane non lo deluse. Si chinò e gli diede un bacio piuttosto dolce. Non capita spesso di poter dire, dolcezza, ti darò qualsiasi cosa tu voglia, mormorò, la voce che vibrava. Quindi approfittane. Tai gli rivolse un sorriso sereno, cercando di scacciare l'accenno di malinconia. Sapeva che Zane diceva sul serio. Era impossibile che l'FBI scoprisse che aveva vinto tutti quei soldi. Potevano spianarseli tutti e nessuno se ne sarebbe mai accorto. Ma Tai non era mai stato un tipo materiale. Sei tu l'unica cosa che voglio, sussurrò. Oh, amore mio! Tai inclinò la testa e fece un sorriso rassicurante. Si avvicinò a Zane e l'attirò a sé per i passanti della cintura, premendogli il naso e le labbra sulla guancia. Quello sospirò appena e gli fece scivolare le braccia intorno alla vita, voltandosi per ricevere il bacio sulle labbra. Oggi sei proprio un bel bocconcino, Zane, commentò Tai a voce bassa, un sorriso sulle labbra. Un'esca appetitosa. Prego, fece Zane, la voce leggermente stridula mentre si tirava indietro per guardarlo. Tai si limitò a ricambiare lo sguardo con un sorrisetto sulle labbra. Che cosa hai in mente? Chiese Zane guardandolo sospettoso. E che cosa vuol dire che oggi sono un bel bocconcino? Aggiunse. Tai rise e gli diede un altro bacio, solo perché poteva farlo. Di tanto in tanto poteva concedersi qualche fantasia, no? Ballare un tango con Tai. Meritava qualche volo pindarico. Oh, sì, magari. Io me la merito una scena dove Zane e Tai ballano un tango insieme. Me la merito. Tai emise un verso strozzato, gutturale, prima di allontanarsi e distogliere di colpo lo sguardo. Subito dopo gli pestò un piede con forza. Zane soffocò una smorfia e un grido di dolore. Bastardo! Tai voleva partecipare all'affare, eh? Si sistemò sulla sedia, piantandogli due dita nelle costole e assestandogli un calcio negli stinchi. Tai trasalì e si sporse in avanti con troppa foga. Io li adoro! Zane ripeté Tai, voltandosi e attirandolo verso la ringhiera prima di rimettersi a cavalcioni sul bordo. Ti amo, disse di colpo, stringendogli più forte la mano nella sua, impedendogli di scappare. Fidati di me. Zane non credeva che fosse possibile rimanere sconvolto quando già eri paralizzato dalla paura, ma con quelle parole Tai l'aveva scosso, quel tanto che bastava per permettergli di trascinarlo e guidarlo, e Zane si ritrovò ad arrampicarsi sulla ringhiera, a buttare una gamba di là e mettersi a cavalcioni, il cervello avvolto da una sorta di nebbia. Mi fido di te, sussurrò la voce tremante, che rivelava fin troppo bene quanto fosse spaventato.
Le dita di Tai gli stritolavano la mano come una morsa. Altre disse piano. Alle loro spalle gli uomini armati li avevano ormai raggiunti e, nonostante la visuale scoperta, spararono una raffica di colpi assai poco precisi, anche se uno andò a beccare la ringhiera e Zane trasalì, barcollò e dovette aggrapparsi al metallo, la paura che gli attanagliava il petto e gli paralizzava la mente. Tre, gridò Tai, stringendogli attorno alle braccia e sporgendosi di lato. Diede un ultimo calcio alla ringhiera per entrambi e poi entrambi caddero giù. Il volo fu molto più rapido di quanto Zane si aspettasse. Annebbiato dalla dichiarazione di Tai, riuscì a malapena a prendere fiato e si ritrovò a schiantarsi sui cuscini in acqua e poi giù, sotto la superficie. Nonostante i cuscini ad attutire la caduta, si sentì come se gli avessero tirato un pugno nei polmoni. Boccheggiò e inghiottì una sorsata d'acqua salata, l'accelerazione gravitazionale che lo trascinava sul fondo della piscina. D'istinto si spinse verso l'alto, riemerse e per qualche secondo rimase ad agitare le braccia tossendo e annaspando. Respirare, stare a galla e aprire gli occhi sembravano tre azioni troppo difficili da eseguire in contemporanea, specie quando sentiva il cuore battergli a mille e minacciare di schizzargli fuori dal petto. Per un istante avvertì una stretta decisa alla spalla, ma subito scomparve. Qualcuno accanto a lui si agitava nell'acqua, tossendo e sputacchiando. La scarica di adrenalina nelle orecchie attutiva i suoni, le urla e le parole pronunciate in tono perentorio. Libero dalla paura paralizzante di poco prima, ma ancora tremante, Zane finalmente riuscì a mettere in quadro e a strofinarsi gli occhi che bruciavano. Vide Tai al suo fianco. «L'hai detto apposta per farmi saltare?» chiese tossendo. Lo so che non è stato facile per te. La risata di Zane sembrò quasi addolorata. Puoi dirlo forte? Guardò Tai l'espressione sconvolta. Non riesco ancora a credere che tu l'abbia detto. Non aveva programmato di dire ti amo a Zane, specialmente non in una situazione in cui entrambi erano con le spalle al muro. Ma in quel momento, a cavalcioni sulla ringhiera, gli era uscita così naturale che non aveva potuto trattenersi. Adesso doveva scegliere se mentire spudoratamente e lasciare che Zane credesse che fosse stato un trucco per farlo saltare, o se dirgli la verità. Di nuovo Tai era stanco di tenergliela nascosta. Fece un sospiro pesante e alzò il mento con caparbietà, gli occhi dritti in quelli del partner. Non l'ho detto solo per farti saltare. Sono innamorato di te, Zane, ammise la voce calma e chiara, già da un po'. Zane sgranò gli occhi, palesemente sconvolto. Non cercò di nascondersi, e quello, se non altro, era già un segnale della fiducia instaurata fra loro. Non gli nascondeva più le sue emozioni, non più di quanto facesse lui nei suoi confronti. Aprì le labbra come per dire qualcosa, ma non ne uscì niente e inclinò leggermente la testa. Non devi dire niente, aggiunse subito Tai. Sapeva come avrebbe risposto Zane ed era pronto ad accettarlo. E tuttavia non ci teneva a sentire le parole, non riusciva a reggere il suo sguardo e si sentiva il viso in fiamme. Chinò gli occhi sulla propria mano e mosse le dita. Lo so che tu non. Scosse la testa, alzò lo sguardo sul bianco abbacinante delle pareti della cella e ricominciò da capo. Lo so che ci tieni a me e mi basta, è solo che ho pensato che abbiamo già tanti abbastanza segreti, continuò, tornando a guardare Zane con un sorriso nervoso. Così è uno in meno. La cascata di emozioni sul viso di Zane lo sorprese, non ricordava di averlo mai visto così scioccato. Zane strinse la grata con le dita e annuì impercettibilmente. Uno in meno, ripeté piano. Penso che correrò il rischio. Tai lo guardò confuso. Che rischio? Sul volto di Zane comparve un sorrisetto di continuare quando siamo a terra. Tai si tirò indietro per osservarlo meglio. Non si era aspettato un ti amo da parte sua e se l'avesse ottenuto probabilmente non ci avrebbe creduto, ma quel continuare quando siamo a terra e le implicazioni annesse, cioè che Zane lo voleva tutto per sé, era quanto più vicino potesse sperare di sentire sulle labbra che gli si dipinse un sorriso. Basta così poco per accontentarsi, disse soddisfatto, tornando a guardare il muro. Solo con te, bambola, biascicò Zane con la voce di Corpin. Tai sospirò e si ripassò una mano fra i capelli biondi. Non chiamarmi mai più così, lo avvisò la voce stanca. Stronzo. Zane rise, rilassando le spalle rimaste tese fino a quel momento, e riappoggiò la testa contro il muro. Non sembrava affatto preoccupato. Tai lo studiò con la coda dell'occhio. Se avesse mantenuto quell'espressione lì,
Quella che aveva adesso sul viso, quello sguardo rilassato, contento, vagamente divertito, sarebbe andato tutto bene. Oh, a proposito, mormorò Tai. Buon Natale, Zane. Zane lo guardò sorpreso, poi lanciò un'occhiata all'orologio di plastica sul muro di fronte. Era appena passata la mezzanotte, sbuffò dal naso. Buon Natale, Tai. E infine. Zane sentì le farfalle nello stomaco e si inumidì il labbro inferiore. Non era il gesto e nemmeno il fatto che si trovassero in pubblico. Era la fiducia. Ah, e che ho fatto un proposito per l'anno nuovo, ammise vergognandosi della propria voce tremante. Ah sì, fece Tai divertito. Il mio ultimo era di non sparare a nessuno per un anno intero, raccontò con rimorso, lo sguardo sul bicchiere mentre faceva roteare il ghiaccio. Ma non sono molto bravo a mantenerli, osservò leggermente accigliato. Poi tornò a guardare Zane. Il tuo qual è? Zane sbuffò e ridacchiò al commento autodenigratorio di Tai, ma continuò a sentirsi teso per un attimo, si irritò con se stesso e tamburellò le dita sulla tovaglia. Prendermi cura di me. Tai sollevò lentamente le sopracciglia. Ottimo. Meno lavoro per me, disse, facendogli l'occhiolino per smorzare la verità delle parole. Vedendo Tai abbastanza di buon umore da scherzarci su, Zane riuscì a rilassarsi un poco. Ricordò che Tai aveva corso un bel rischio con quel ti amo annunciato senza il minimo avvertimento. Di sicuro una confessione come la sua non poteva essere più difficile. È per questo che sono arrivato in ritardo, spiegò prima di affrettarsi ad aggiungere. L'incontro con gli alcolisti anonimi è durato più del previsto. Tai gli rivolse uno sguardo sinceramente sorpreso, gli occhi nocciola spalancati e per un istante rimase zitto, poi annuì piano, l'espressione totalmente seria. Molto bene, Zane, sussurrò con un sorriso e un altro cenno del capo. Molto bene. Oh, i miei amori!